questa puntata di Livigno Holiday News. Le strutture e gli snow park di Livigno sono tra i più apprezzati in Italia e al mondo. Infatti lo snow park del Mottolino da diversi anni si attesta al numero uno nelle preferenze dei rider e free skier e il border cross del Carosello 3000 sta acquisendo sempre più successo. E noi iniziamo il nostro viaggio all'interno di queste strutture proprio dal border Banzai del Carosello 3000. Si chiama Border Banzai, il border cross che quest'anno è stato premiato a Ski Pass Modena come miglior border cross italiano. Lele, spiegaci in due parole che cosa significa costruire un border cross e chi ci può andare. Ma costruire il border dipende innanzitutto da quanta neve c'è, perché comunque serve tanta neve appunto per costruire tutte le paraboliche, i vari avvallamenti, seguire il terreno e modificarlo in modo da creare un percorso giusto, molto divertente, facile, alla portata di tutti. Infatti il border Banzai è per tutti quanti, per i bambini, per gli adulti, per gli anziani. Chiaramente ognuno deve prenderlo alla sua velocità. Contiene al suo interno una decina di ostacoli da superare, piccole cose tipo passare in mezzo a un cerchio, in mezzo a dei pali, in mezzo a dei materassi appesi, insomma sono tutte cose abbastanza facili da fare. Chiaramente un po' di velocità c'è, invece a fianco del border Banzai abbiamo il percorso del border Zoo, diciamo che è un po' più lento e più indicato ai bambini o comunque alle famiglie che vogliono prendersela con più tranquillità, magari anche fermarsi, vedere gli animali, leggere le indicazioni, la descrizione degli animali. Quest'anno una novità sul Border Banzai, un evento nuovo. Esatto, abbiamo pensato sul concetto del Banzai, questo concetto un po' crazy, un po' pazzo, di creare una gara da in cima al carosello fino in fondo. Si chiama Carnival Run, sono 1000 metri di dislivello, partenza in linea tutti quanti insieme, e una parte importante del percorso è appunto all'interno del border Banzai, dove si dovranno fare due o tre delle strutture presenti. Perché c'è tutto. Per una passeggiata sulla neve, Livigno non ha che l'imbarazzo della scelta. Quella che d'estate è la pista ciclabile d'inverno viene battuta e permette di passeggiare per Livigno in tutta la sua lunghezza fino alla Forcola. Le nevicate eccezionali di quest'anno hanno reso ancora più suggestiva la pista ciclopedonale, che è incorniciata da veri e propri muri di neve per tutto il suo sviluppo, circa una decina di chilometri. Sulla pista ciclabile ci sono delle panchine di legno dove fermarsi a prendere il sole e, perché no, anche a leggere un libro. Vieni a Livigno perché? Perché siamo molto ospitali. Si avvicina al carnevale, Livigno lo interpreta a modo suo, naturalmente con le maschere, ma anche con tanto sport, fatto questa volta in maniera goliardica. La staffetta delle contrade è l'evento che apre ufficialmente il carnevale. Si svolge al campo scuola sci centrale in notturna ed è una vera e propria sfida retro.
che vale come prova per l'assegnazione del trofeo delle contrade. La sfilata dei carri è un altro appuntamento molto sentito e si svolge sia a Livigno che a Trepalle, con abbinata la premiazione delle mascherine più originali. C'è poi il Carnal sul Glec con giochi e sfide sul ghiaccio rigorosamente in maschera. Kom til Livigno på grund af den fede sol og den gode sne. E abbiamo registrato questa puntata di Livigno Holiday News sulla pista ciclopedonale che, come potete vedere, quest'anno è davvero piena di neve. Ed è davvero tutto per questa puntata di Livigno Holiday News. Seguiteci per scoprire quale sarà la prossima location dove registreremo la nostra puntata. Arrivederci!